secondo tempo che sta per ricominciare dopo la pausa tra i due tempi. Stavolta il possesso è per i toscani. L'arbitro fischia e la palla viene calciata. Viene ricevuta dal numero 2 di Pesaro, Solari. Adesso c'è un raggruppamento e Pesaro cerca di avanzare e dare più angolo al proprio calciatore con gli avanti. Ottima la difesa di Prato, però possesso ancora per Pesaro che prova un calcio con Joubert, portata dentro, quindi non può uscire diretta. Ottimo calcio. Ottimamente ricevuto e ora Prato adesso prova con il contrattacco. Però la linea pesarese deve salire. Adesso proviamo a tenere alto il giocatore che adesso però va a terra. Che fa molti metri e riesce a guadagnare anche un vantaggio. E ora c'è una superiorità numerica che viene sfruttata con un calcetto che viene toccato da parte del giocatore toscano. E ottimo calcio di Natalia con un gran guadagno territoriale. E se dentro i 22 possesso per Pesaro. Fatti rispettare, arbitro. Possesso per Pesaro che guadagna 50 metri buoni. E ottimo calcio da parte dell'estremo che ha visto scoperta la retroguardia toscana e ha messo un bel calcio dietro. Oltre che sfruttare la regola di cui dei 50-22. Ottima tuscia adesso da parte di Pesaro che forma, va subito a terra Pesaro. Ora cercano di rubare il pallone i giocatori in maglia nera e ci riescono. Ora c'è un cambio possesso. Fase un po' concitata. Fase concitata e confusa, in cui non si capisce dove sia il pallone e di chi sia il possesso. Possesso che è tornato, è uscito dalle mani di Prato, che poi allontana la pressione calciando fuori, cercando la rimessa laterale, ma sempre possesso pesarese. Tornando sul calcio di prima, possiamo dire che oltre alla ottima realizzazione del calcio da parte di Natalia, che ha sfruttato la regola dei 50-22, il possesso sarebbe stato comunque pesarese in via del fatto che l'ala di Prato ha toccato il pallone, quindi il possesso sarebbe stato comunque di Pesaro. Ora si procederà con la rimessa laterale. Vedremo se nel secondo tempo le squadre riusciranno a mantenere di più il possesso in questa fase di gioco fondamentale. Pesaro che sceglie l'ultimo blocco e non riesce a mantenere il possesso e commette anche un in avanti che il Prato, quindi è un vantaggio per il Prato che sfrutta cercando di attaccare palla in mano e avanzando. Pesaro che prova la contro rack ed è tutto buono, tutto regolare. Pesaro che possesso che viene mantenuto da parte del Prato, difesa aggressiva da parte di Pesaro che cerca di rubare metri alla formazione toscana. Prato che prova ad attaccare la difesa pesarese ai lati del campo, ora cerca di riattaccare cambiando senso con gli avanti che commettono un in avanti. Giocatore toscano per terra, vediamo una botta in testa penso. Il numero 7 che cade a terra, dolorante. Tempo fermo da parte dell'arbitro prima di proseguire con la mischia. Ottimo per le due squadre che possono riprendere un po' di fiato. Abbiamo visto come l'agonismo del primo tempo non si sia interrotto in questo secondo tempo, che è cominciato subito a livelli molto alti, con molta intensità. Il numero 6 che si riprende ed è pronto a riprendere il proprio posto all'interno della mischia. E ora partita che riprenderà. Vediamo
vediamo la prima mischia del secondo tempo, se Pesaro è riuscito a prendere le giuste misure. E mischia importantissima questa per Pesaro, dobbiamo cercare di vincerla e portarla fuori. Vediamo se la pausa del primo e secondo tempo ha giovato ai giallorossi. Ora c'è l'ingaggio. Mischia che gira leggermente, ma calcio di punizione per a favore di Prato, che mette molta pressione al pacchetto di Mischia pesarese, che ruota e lo fa eccessivamente, causando appunto un fallo. Ora il numero 10 Puglia di Prato calcia cercando un guadagno territoriale, che effettivamente ha, spostandosi all'interno dei 22 dei giallorossi, mettendo pressione con una rimessa laterale. Adesso Pesaro dovrà mantenere calma e cercare di difendere il miglior modo possibile, e cercando anche di rubare magari la touche. E vedremo un po' adesso il numero 2 toscano che prova a lanciare. Molti movimenti da parte di Prato, che riesce a mantenere il possesso del pallone e cerca di formare un raggruppamento, una maul, e c'è un vantaggio per Prato, perché i giocatori giallorossi entrano laterali all'interno del raggruppamento. Primo stop. Prato che cerca di attaccare con una palla da 9-12 e cerca di sfruttare anche il vantaggio. Palla per il numero 4 che cerca di avanzare, ma ottima difesa da parte dei giallorossi, che contengono l'ottimo portatore di Prato. Di nuovo un altro eccellente placcaggio, che ruba anche qualche metro all'attacco di Prato. Pallone che rallenta molto e Prato che prova a... Ottimo placcaggio qua da parte di Antonelli, però c'era un vantaggio in precedenza, quindi punizione a favore di Prato. Si ritorna sul punto precedente. Tanti falli in questa partita, che come abbiamo già detto anche durante il primo tempo, hanno condizionato molto il risultato. Esatto. A questo livello troppi falli, poi dopo succede questo, che portano a un distacco di punti. E adesso Pesaro dovrà cercare di difendere al meglio possibile senza subire un'altra meta. Pesaro che si ritrova a difendere sui propri 5 metri questa rimessa laterale, chiamata a fare gli straordinari. Vedremo se Prato cercherà di sfondare con un raggruppamento, con una maul, oppure cercherà di attaccare con i tre quarti. Prato che terra da parte di Pesaro, provano con la maul, cercano di avanzare, stanno avanzando, la maul sembra avanzare, ma vantaggio di nuovo per Prato, che potrebbe costar caro stavolta. Meta bellissima da parte del numero 9 di Prato, che finta il passaggio e trova il buco nella difesa pesarese. Ottima giocata da parte di Matteo Renzoni, il numero 9 di Prato, che schiaccia in meta il pallone dopo aver fintato il passaggio e trovando un pertugio tra il raggruppamento e la guardia della difesa pesarese, che si trova impreparata a questa situazione e consente al numero 9 di schiacciare facilmente in meta. Azione comunque che stava di cui Prato aveva il pallino, in quanto c'era stato un vantaggio a favore dei pratesi dopo il raggruppamento, il secondo tra l'altro. Vantaggi e falli che possono costar caro, perché come sappiamo tanti falli poi possono portare a delle conseguenze disciplinari, no Luca? Sì, ci sta graziando l'arbitro e dobbiamo mettere fine a questa serie di falli. E adesso vediamo che il numero 10 Puglia prova a trasformare la meta. Vediamo se riuscirà a portare altri due punti per Prato. Ott-
attimo il calcio che passa fuori, gira. Calcio che dava l'illusione di essere dentro i pali, ma passa esternamente al palo. E questo può dare una scossa ai giallorossi, che possono andare a cercare di rubare il pallone e riguadagnarsi il possesso. Vediamo che verranno effettuati i primi cambi. Andiamo. Dai Pesaro! Cos'è? Pausa di riflessione. No. Ma no, sembrava cambio di idea. Ricezione da parte di Prato, che mantiene il possesso, che prova ad attaccare con i propri avanti. Non vuole Prato concedere il possesso a Pesaro, vuole mantenere il possesso e attaccare, cercare di attaccare sempre di più. E adesso fallo da parte di Pesaro. Adesso prova a giocare velocemente e a sfruttare. Non ci sono i 10 metri da parte di Pesaro, quindi altra punizione a favore di Prato. Prova a sfruttare questa regola Prato e ci riesce, che come sappiamo la difesa deve schierarsi a 10 metri dopo che è stato fischiato un calcio di punizione. Sì. Spieghiamo questa regola, Luca. Sì, i giocatori che hanno commesso fallo devono andare subito a 10 metri dal punto del fallo, e se il giocatore che subisce fallo prende, batte la palla veloce e i giocatori non sono a 10 metri, è un fallo e quindi si va a 10 metri dietro e quindi un altro guadagno territoriale da parte della squadra che ha subito fallo. Prato che stavolta effettivamente effettua il primo cambio. E procede con la rimessa laterale guadagnata dopo il calcio di punizione. Tush che non è pulita e che passa per le mani del giocatore di Prato e viene recuperata dal numero 3 Tripodo, che con molta astuzia riesce a rubare il pallone e a... C'era un vantaggio in precedenza da parte di Pesaro. E ad avanzare, ottimo avanzamento di Tripodo che poi dopo causa... un fuorigioco nella linea di Prato, che non rientra dopo il successivo punto di incontro. Adesso vediamo che si preparano anche due giocatori di Pesaro, Venturini e D'Addio. Vai raga! Cambio in mischia per Pesaro, che cerca di dare una scossa alla partita, alla mischia, con un cambio in sala macchine con due seconde linee. Calcio da parte di Joubert che guadagna 25 metri e adesso siamo nella zona rossa di Prato e dobbiamo cercare di portare a casa punti che farebbero bene a Pesaro. Pesaro che si riaffaccia nella metà campo di Prato e cerca di portare oltretutto peso in più in mischia con questi due cambi. Vengono sostituiti Campagnolo e Ruffini e il numero 4 e il numero 5 vengono sostituiti con il numero 19 Venturini, D'Addio, il numero 20 Venturini, che entreranno in seconda linea. Adesso si riprenderà subito con una touche che sarà fondamentale per mantenere il possesso. Touche al primo blocco che non viene presa dalla seconda linea pesarese e un avanti da parte di Pesaro. La parte di Pesaro. Il neo entrato che si è trovato subito nel fulcro del gioco con una touche fondamentale. Ora vedremo se Pesaro riuscirà a reagire a questo errore con una buona mischia. Vediamo come anche Prato effettua un doppio cambio, sempre in mischia. Esce il numero 6 e il numero 2 di Prato, escono, numero 3 di Prato, che vengono sostituiti con il 16 e con il 22. Come cambierà la mischia, dato che ci sono giocatori freschi e nuovi, e vediamo se Pesaro ci avrà la meglio o continuerà la striscia di Prato.
ora l'arbitro fischia e vuole il reset della mischia, vuole parlare con le prime linee, soprattutto quelle neo entrate che dovranno adeguarsi agli avversari. Arbitro che vuole vedere meglio dall'altro lato e si sposta per vedere le prime linee dall'altro lato che crollano e fischia un calcio di punizione a favore di Pesaro, che quindi adesso può rialzare la testa e può portare punti a casa. Adesso abbiamo visto come è stato rinnovato il duello in prima linea, duello che è sempre fondamentale, su cui non bisogna mai perdere la concentrazione. Esatto, adesso Pesaro prova a portare a casa 3 punti con Joubert, molto importanti questi 3 punti per poter rialzarsi, rialzare la testa e continuare a macinare gioco. Questi 3 punti consentirebbero a Pesaro di portarsi sotto il break, visto il risultato dei 18-10 a favore di Prato. E quindi questo, se venisse realizzato, porterebbe Pesaro ad avvicinarsi e a portarsi sotto al divario di una meta e un calcio. Quindi, sotto i 7 punti di distacco. Silenzio al Toti Patrignani per il calcio di Joubert. Parte. Sembra molto buono. E infatti c'entra i pali Joubert. C'entra i pali Joubert dopo un ottimo calcio che consente a Pesaro di tornare sotto il break. Ottima realizzazione da parte di Joubert, che con il vento a favore riesce a fare un gran calcio. Ed ora Pesaro ha l'occasione di recuperare il possesso e di ritornare a mettere pressione alla compagine toscana. Sì, adesso è ora che Pesaro incomincia a macinare il gioco come sa fare e deve assolutamente ritornare nella metà campo avversaria per provare a portare altri punti a casa. Triplo cambio per il Prato, che prima di effettuare questo calcio inizio cambia sia in tre quarti che in mischia e ora si appresta a calciare. Calcio molto alto, confusione nella ricezione e nonostante ciò viene, la palla viene giudicata in avanti e fischiata in avanti da parte dell'arbitro, che ha voluto prendersi qualche istante per giudicare se la ricezione fosse stata in avanti o meno. Errore grossolano, cosa ne pensi Luca? Sì, non si sono capiti, nessuno ha chiamato il pallone e all'ultimo un giocatore di Pesaro si è levato, un avanti che non ci voleva, ma dobbiamo cercare con questa mischia di recuperare il possesso. Di nuovo mischia, vedremo se verrà confermata il nuovo assetto di Pesaro, che sembra aver trovato le contromisure per il pacchetto di mischia di Prato. Mischia che ruota molto e viene assegnato un vantaggio a favore di Prato, come nell'occasione precedente del primo tempo. La mischia ruota molto e quindi l'arbitro fischia fallo. Senso da parte della squadra toscana. Qui che prova da parte del numero 23 appena entrato. Il numero 23 che schiaccia in meta dopo aver evitato 2 placcaggi, allontanando con il braccio i 2 placcatori di Pesaro, che non sono riusciti a ostacolarlo nella sua corsa e che ha continuato a correre fino a schiacciare in meta. Un'azione personale che ha portato una meta, poteva essere difesa meglio? Sì, difesa un po' molle da parte di Pesaro, che non riesce a buttare giù un giocatore che buca 3 placcaggi e va in meta. Ora Prato che si appresta, il numero 10 di Prato si appresta al calcio di trasformazione di questa meta, che non sembra essere facile.
molto angolato. Devi tirare esterno la porta. Devi mirare a destra della porta. Il silenzio rituale prima del calcio. Parte la rincorsa, il calcio come prima. Sembra essere come quello precedente, che passa all'esterno dei pali. Il vento condiziona fortemente anche questo calcio. Abbiamo già detto in precedenza come gli errori fanno la differenza, e in questo tipo di partite, quando sono equilibrate, in cui le squadre tendono a non concederti nulla e a farti pagare ogni errore. Ora calcio inizio da parte di Joubert, che viene ricevuto da parte del numero 8 di Prato. Ottimo il placcaggio di Venturini. Ottimo il placcaggio di Venturini. Prato continua a voler giocare il pallone senza mai calciarlo alla compagine pesarese. Ora ma la difesa di Pesaro riesce a contenere l'attacco di Prato, che rimane nella propria metà campo. Prova a spostare il pallone con gli avanti. Anche da parte di Ferrari. Ferrari si conferma un ottimo placcatore, sì. A mettere un'ottima pressione. Buon placcaggio di Joubert. Adesso vantaggio per la squadra toscana. Molto indisciplinato in questo momento la squadra giallorossa, nonostante un'ottima difesa. L'arbitro fischia a questo punto il fallo e si appresta a prendere provvedimenti. Sì, sembrerebbe così. Richiamato anche dal guardalinee. Tempo fermo. Consulto col guardalinee, che avrà visto sicuramente un fallo da parte di Pesaro. E vediamo adesso. Sembrava un placcaggio alto da parte del numero 10 Joubert. Vediamo se decide di tirare fuori un cartellino giallo o reputa il placcaggio non troppo pericoloso. Si consulta l'arbitro con il guardalinee e cerca di capire, e determina il decreta il fallo, il calcio di punizione per Prato, che ora cerca di nuovo un avanzamento territoriale. Placcaggio alto che non è stato alla fine sanzionato con nessun cartellino, visto che è stato considerato non pericoloso, ma comunque sempre falloso per... Adesso vediamo il cambio, esce dal pozzo, entra Tripodo Francesco, ragazzo molto giovane, e vediamo se saprà rimettere la mischia al proprio posto. Ora Pesaro ha in prima linea due fratelli. Sì. I due fratelli Tripodo. Entrambi giovanissimi. Entrambi giovanissimi. Però entrambi degli ottimi giocatori. Adesso ottimo tempo a disposizione per Francesco per dimostrare quello che è capace. Prato, che riesce a conquistare il pallone dopo una buona rimessa laterale, e cerca di attaccare per vie centrali la difesa pesarese. Dell'acqua. Pallone che rimane in campo. Prato, che aveva cercato di calciare per mettere in difficoltà con una rimessa laterale Pesaro, ma che riesce a ricevere il calcio ed evitare il fallo laterale. E ora prova ad avanzare e a cercare di spostare un po' il pallone in avanti e a alleggerirsi dalla pressione di Prato. Grossa pressione adesso di Prato verso Pesaro. Calcio di Joubert, direi ottimo. Ottimo calcio di Joubert. Ottimo calcio di Joubert, davvero, che riesce a fare un grande avanzamento territoriale, a guadagnarsi una touche. Guadagnarsi a causare un touche per il compossesso pratese, ma molto lontano dalla linea di meta. Inserisce la pressione che c'era da parte di Prato. Joubert, che si conferma un grande calciatore, un esperto al piede. Sì. Ottimo piede sia di spostamento che piazzati, punizioni, ottimo calciatore e ottima visione di gioco. Altra rimessa laterale che viene sporcata, stavolta nel possesso rimane pratese. Comunque
Il numero 9 di Prato cerca di spostare il pallone negli avanti. Ottima difesa da parte di Villarosa e addio Villarosa, che si alza ed esegue un altro placcaggio subito dopo. Parte del numero 10. In avanti da parte di Erbolini, che si ritrova il pallone tra le mani con un rimbalzo sbagliato e non riesce a controllare il pallone e che cade in avanti. L'arbitro fischia e si riprenderà il gioco con una mischia. Altro cambio per Pesaro, esce Ceccolini ed entra col numero 24 Nardini. Nicola Nardini, veterano di questa squadra. Vediamo se saprà dare esperienza ai tre quarti pesaresi e se riusciremo a portarci sotto col punteggio. Prima mischia per il nuovo entrato, giovanissimo Francesco Tripodo, e vedremo se sarà lui l'uomo che riuscirà a riportare l'ordine in mischia. Mischia che sembra molto stabile, anche se l'arbitro vuole un reset. Problemi dal lato del nuovo entrato Francesco. Vediamo se saprà mettere sotto pressione all'avversario toscano. L'arbitro che si muove dall'altro lato della mischia per cercare di vedere meglio e di vedere dove, se ci sono irregolarità dall'altro lato. Adesso si è applicato. Qui mischia a favore di Prato. Mischia che cade, le prime linee che cadono e non riescono a reggere la spinta dei toscani, e l'arbitro fischia il calcio di punizione a favore di Prato, che cerca di riportarsi presso linea di meta di Pesaro. Una nuova rimessa laterale. Vediamo come si organizzano entrambe le squadre. Prato cerca di fare la quarta meta per ottenere il punto di bonus offensivo. E vediamo se Pesaro sarà brava a difendere. Dai che sbaglia, dai però. Palla che viene ricevuta dal saltatore toscano, che cerca di organizzare un raggruppamento. Anche se Pesaro riesce a contenere molto bene la spinta di Prato. Ottimo la difesa pesarese, che riesce ad entrare con d'addio su questa mol confusione. Si scaldano molto gli animi. Molti raggruppamenti adesso. Prato cerca di avanzare, di avvicinarsi alla linea di meta con molte palle ravvicinate, con gli avanti. Anche se Pesaro è molto attenta. E Vantaggio per Prato per un fallo nel raggruppamento, e fallo che viene fischiato immediatamente, e nuovo vantaggio per la regola di 10 metri che abbiamo spiegato prima. Palla ravvicinata e provano a spingere lì vicino con gli avanti Prato, anche se il pallone cade. Punizione, cartellino giallo per il numero 6, 8, Antonelli che prende cartellino giallo. In questo caso il numero 8 paga l'eccessivo numero di falli che è stato commesso dai giallorossi, e l'arbitro sanziona i giallorossi per questo elevato numero di falli. Adesso Prato sembra sfruttare la superiorità numerica che si è creata in mischia con il giallo di Antonelli, che come sappiamo sarà fuori. Giallo per Nicola Boccarossa. Scusate, il giallo è per il numero 9 Nicola Boccarossa, e perciò il Pesaro si ritroverà senza mediano di mischia, un'assenza molto pesante in questa fase di gioco. Sì. Sappiamo come il mediano di mischia sia fondamentale all'interno degli equilibri di una squadra, no? Visto che anche tu sei un mediano di mischia, Luca. Sì, è colui che comunque detta il gioco, e quindi comunque non avere un mediano di mischia è un'assenza molto importante,
e vedremo adesso chi si adatterà al ruolo di mediano di mischia. Sembra Natalia Pesaro che deve provare in tutti i modi a difendere e a portare a casa questa mischia, e vedremo. Vedremo come proseguirà adesso questa mischia di... Il possesso rimane nelle mani del numero 9 di Prato, che introduce la palla all'interno della mischia. Ottima spinta di Pesaro, però Pesaro e Prato che fa uscire la palla. Adesso vantaggio viene dato vantaggio per Prato, anche se sembra si alzano gli animi, ma sembra che l'arbitro non abbia visto un tenuto a favore di Prato da parte dei giocatori di Prato, che erano riusciti a mettere le mani, ma l'arbitro poi ha ritenuto non sufficiente il movimento dei giocatori pratesi per rubare il pallone e ha sanzionato il movimento successivo. Forse i giocatori di Pesaro hanno abbassato un po' la guardia, convinti che il fallo fosse fischiato a proprio favore da parte dell'arbitro oppure da parte di un guardalinee. Adesso vediamo ancora mischia da parte di Prato, che si sente più forte di Pesaro in questa fase di gioco. Mischia che sembra avanzare prima dell'introduzione, mischia che ruota e viene considerata regolare da parte dell'arbitro. Il numero 8 raccoglie la palla. Un altro cartellino giallo probabilmente. Ho visto che aveva messo la mano sul taschino. No, era per prendere il taccuino. Bravo arbitro! In questo caso la mischia ruota e il numero ruota a favore del Prato, che avvicina il numero 8 alla linea di meta. La mischia fosse avanzata prima dell'introduzione da parte del 9, ma così non è per l'arbitro, quindi arbitro, male. Rispettiamo le scelte dell'arbitro, che c'ha sempre ragione. Sì, possiamo dire due scelte discutibili da parte degli arbitri, che hanno sicuramente penalizzato i giallorossi in questo frangente, ma che comunque adesso hanno l'occasione di riprendersi, perché il secondo tempo ancora è lungo e c'è tempo per riavvicinarsi. Adesso nota positiva della partita: l'esordio di un giovane ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Pesaro Rugby, Massimo Stefanini. E vedremo buoni 10 minuti per lui per dimostrarci all'altezza di questa categoria. Esce Felipe Solari, numero 2. Ottima partita da parte del tallonatore di Pesaro, che si è sacrificato molto, si è speso molto in difesa, realizzando una marea di placcaggi, possiamo dire. Sì, adesso un in bocca al lupo a Massimo e vedremo cosa saprà fare. Pesaro che prova a rubare, a fare un calcio corto e ci riesce. Ottimo calcio alto da parte di Joubert e ricezione di Ferrari. C'è il 9, Daddio che apre il pallone, Joubert che lo calcia e viene ricevuto prontamente dai tre quarti di Prato, e poi ricalciano palla immediatamente da parte di Pesaro, quindi touche a favore di Prato. Il momento non sembra molto favorevole per la squadra giallorossa, che si ritrova senza il numero 9. Come sappiamo, detta i ritmi del gioco, trovarsi senza il numero 9 potrebbe essere uno svantaggio non da poco, ma vediamo se comunque i giallorossi riescono a reagire. Ora touche con possesso toscano, che viene sporcata, e nonostante ciò il possesso viene mantenuto. Difesa molto aggressiva dei giallorossi, che riescono a rubare qualche metro, anche se
offload da parte del giocatore di Prato, che riesce a spostare il pallone. Nonostante ciò si crea una superiorità sul numero 14, che prova a calciare, ma che il calcio viene intercettato dall'ala giallorossa. Ora il numero 21 Marzucchi apre il pallone e cerca di nuovo il Prato ad attaccare. Adesso punizione finalmente a favore di Pesaro, che con Natalia prova a giocare veloce, ma stavolta non, l'arbitro non glielo consente, perché ha provato ha battuto il pallone alle spalle dell'arbitro, che non lo ha visto. Sei uno scandalo! Bravo, arbitro, sei molto bravo. Si sta facendo sfuggire la partita e è un peccato. Adesso ciò che sembrava un fallo di punizione, un calcio di punizione, in realtà è un in avanti, e il pallone passerà necessariamente per la mischia. L'estremo Natalia, che si adatterà al numero 9 ad introdurre la palla all'interno della mischia. C'è l'introduzione, calcio, stavolta calcio libero per Pesaro, con Ferrari che prova a giocare a largo e rompe un placcaggio con l'ala. Adesso è Tripodo che cerca di avanzare, anche se viene portato leggermente indietro. Adesso di nuovo Antonelli che, nonostante una ottima pressione, riesce ad avanzare. Natalia che adesso dà la palla a Tripodo, il Tripodo la passa a Joubert, che cerca di attaccare, e fallo, fuori gioco da parte dei giocatori di Prato, che si ritrovano ad avanzare troppo anticipatamente rispetto all'apertura del pallone. Irregolarità prontamente sanzionata dall'arbitro, che stavolta non sbaglia. Da parte di Joubert, che risale il campo. Adesso Pesaro deve trarre beneficio da questa situazione e portare a casa più punti possibili. Occasione ghiotta per Pesaro, che si ritrova un ottimo pallone all'interno dei 22 di Prato, nonostante l'inferiorità numerica momentanea. Palla per il primo lancio di Massimo Stefanini, che lancerà la sua prima touche in Serie A. Adesso il cambio, entra il numero 23 Bertini, esce il numero 12 dell'Acqua, anche lui partita molto molto buona. Ottima touche da parte di Pesaro, che riesce a ricevere il pallone, e un'ottima molla che sembra avanzare. Palla che viene tirata fuori dal raggruppamento da parte di Natalia, che prova ad attaccare con Joubert, che viene fermato dalla difesa di Prato, ed è il fallo. L'arbitro che ferma il gioco probabilmente per un infortunio, e lascia e sanziona un'irregolarità da parte del numero 4 di Prato, che cerca di far cadere il raggruppamento. Crollo volontario. Sappiamo che il raggruppamento può essere fatto cadere soltanto quando il saltatore cade, quando il saltatore, dopo aver ricevuto, cade a terra e non si è ancora formata la maul. Quando l'arbitro chiama maul, non può essere più fatta cadere volontariamente. Sì. Quale esperto sei te? Stavolta un ottimo lancio, un'ottima ricezione da parte di Venturini, che si appresta a guidare questa maul, che sembra essere molto molto intensa. Ora Pesaro che prova ad attaccare alla bandierina e a cercare di schiacciare, ma viene fermato fuori il giocatore di Pesaro, e quindi si riprenderà da una rimessa laterale dai 5 metri con possesso di Prato. Certo, deve mettere pressione alla touche e cercare di rubare la palla. Certo, con l'inferiorità numerica non è mai semplice poter giocare nei tre quarti, soprattutto l'assenza del 9, che adesso è rientrato, Boccarossa, e consente a Natalia di ritornare al suo ruolo. Touche ridotta da parte di Prato, che riesce a riceverla e a mantenere il possesso. Placaggio di Stefanini. Stefanini che è entrato con molta aggressività in questa partita, eseguendo un ottimo placcaggio.
Bertini che riceve la palla e prova a giocare veloce. Anche Boccarossa. Adesso Stefanini che ha il possesso e prova ad attaccare, riesce ad avanzare qualche metro. La palla ritorna nelle mani dei giallorossi, che possono provare a organizzare un nuovo attacco con Antonelli che cerca di avanzare di nuovo. Ora è Joubert che prova a organizzare qualcosa con Tripodo, che riesce ad avanzare anche lui. Vengono subito a sostegno i compagni. Offload di Boccarossa per Daddio, che riesce ad avanzare ancora qualche metro. Ora la palla esce ed è una punizione, poiché il giocatore patese non lascia mai, e come sappiamo, per poter rubare il pallone bisogna, se si è il placcatore, bisogna sempre lasciare il placcaggio, lasciare l'uomo fare questo gesto, possiamo dire, delle ali e poter rimettere la mano. Questo è un fallo sul pallone, strategico per non far uscire veloce il pallone. E adesso Pesaro ha calciato la palla in touche e proverà a fare un'altra mull. Stavolta occasione ghiotta per Pesaro con tutti gli uomini in campo. Possono provare a sfruttarla al meglio. Prado prova a contrastare in aria, ma nonostante tutto Venturini riesce a mantenere il controllo del pallone e la mull avanza, riesce ad avanzare. Sembra il numero 4 Pratese essere entrato lateralmente. Ora il pallone esce e l'arbitro non ha ravvisato nessun fallo. Palla rubata da parte di Prato addirittura. La palla è uscita e adesso però l'arbitro si accorge dell'irregolarità di Prato e la sanziona, ed è un nuovo fallo per Pesaro, che gioca veloce e cerca di sfruttare subito immediatamente questa punizione. Adesso contro rack da parte di Prato, che prova a recuperare il pallone. Vantaggio per Pesaro stavolta. L'arbitro ravvisa un placcaggio alto nei confronti di Tripodo. Pallone ancora per lui e arbitro che fischia il fallo. E stavolta si appresta a sanzionare o a richiamare i giocatori di Prato. Cartellino giallo per Nifo, il numero 4 toscano. Stavolta è Prato a ritrovarsi in inferiorità numerica, soprattutto con una seconda linea, e quindi Pesaro stavolta potrà sfruttare un uomo in più in mischia chiusa, che in questa fase della partita potrebbe essere chi ha un episodio chiave che può condizionare comunque le scelte di Prato e anche quelle di Pesaro. Ottima partita anche da parte di Tripodo, che sta portando avanti un sacco di palloni, un giocatore molto fisico ma molto tecnico. Adesso Pesaro avrà un'altra occasione con questa touche per segnare e vedremo se riusciremo a sfruttarla nei miglior modi possibili. Ennesima rimessa laterale che da quando sono arrivati i cambi sembra funzionare meglio. È una molla che avanza ma sembra indirizzarsi verso il fallo laterale, ma ora si stoppa, crolla di nuovo Pesaro, che non riesce ad avvicinarsi alla linea di meta, e Antonelli che prova a portare di nuovo avanti il pallone ma viene placcato. Ora è Daddio ad avere il possesso, che cerca di avanzare ma viene placcato dall'ottima difesa di Prato in questa circostanza. Pesaro che prova a cambiare fronte ma si trovano un po' schiacciati e non riescono ad attaccare con la giusta profondità. Ora è Bertini che prova a sfondare la linea di corsa da profondo, controllati da parte di Prato, che mette tanta pressione sul punto d'incontro e recupera il pallone, ma stavolta c'è un altro fallo da parte di Prato. E Ferrari che prova a battere veloce, avanza, fa molti metri e fischia di nuovo fallo. Basta! Probabilmente altro cartellino giallo. Dai, giallo è metà tecnica, la chiudiamo così. Questo è un antigioco, possiamo dire. Però batte veloce Boccarossa, passa la palla direttamente fuori e riesce a schiacciare in meta il numero 23 di Pesaro, Bertini.
No. È il numero 18 Massimo Stefanini che bagna il suo esordio con una meta. Non poteva esserci un esordio migliore, così, così sembra. Partita che termina, che volge al termine. Bravi Pesaro, bravi ragazzi, bravi, bravi. C'è ancora spazio per la trasformazione di Pesaro che potrebbe accorciare le distanze ulteriormente. Sì, ultima azione con orgoglio e Pesaro riesce a trovare la meta. Peccato, una partita alla nostra portata, però va bene. Dobbiamo rialzare subito la testa e dimostrare di cosa siamo capaci, ecco. Siamo vicini all'ultimo calcio, la partita di Joubert. Sarà l'ultimissima azione della partita. Joubert che colpisce il palo all'ultimo calcio, all'ultima azione, e la partita che volge al termine. Una partita molto combattuta, condizionata dai vari e molteplici errori, che però termina con il vantaggio di Prato, che si porta a casa questa partita con il bonus offensivo. Sì. Un grandissimo complimento a tutte e due le squadre che hanno dato vita a una battaglia, si può dire così. Hanno giocato a viso aperto e è stata molto divertente come squadra. E un grazie a tutti da Luca Cardellini e da Gabriele Del Bianco. Ciao. Avevamo di fronte a una squadra forse più preparata di noi, con più esperienza, e il primo tempo è stato equilibrato e combattuto, e siamo andati in vantaggio. Dopo però è venuto fuori, appunto, diciamo, un po' più l'esperienza e anche il peso specifico, diciamo, del giocatore di Prato, e non siamo riusciti a controbattere in maniera efficace. È un peccato perché venivamo da due partite consecutive che avevamo vinto e volevamo vincere in casa nuovamente davanti al nostro pubblico. È buono che c'è stato l'esordio di due ragazzi giovani, Massi anche segnato alla fine, e tutta esperienza per i ragazzi, perché questo è il livello a cui aspiriamo, il livello a cui vogliamo arrivare, e dobbiamo continuare a lavorare duro in allenamento, seguire quello che diciamo noi allenatori, e niente, è questo.